Ciao a tutti, oggi in questo video vediamo come accendere un LED con il nostro Raspberry Pi 3. Utilizzeremo Python 3. Iniziamo prendo la cartella del File Manager e nella cartella Desktop, questa è la cartella File Manager, andiamo su Desktop e creiamo una nuova cartella che si chiama Cookie. Col destro creiamo una nuova cartella e la chiameremo Cookie, dove ad esempio dentro se vado ad aprirla, ho già fatto degli esercizi per provare. Apriamo il menu, andiamo su programmazione, apriamo Python 3 IDLE. Una volta aperto, andiamo su File, nuovo File, New File. E si apre una pagina che praticamente è il blocco di un tile. Vediamo che si vede tutta la pagina. Perfetto. Andiamo su File, Savas, salva col nome, premiamo su Desktop, andiamo su Cookie e qui scriveremo il nostro file. Io lo chiamerò LED on off punto py, ce lo mette già in automatico, lo salviamo. Ora dobbiamo andare a scrivere il nostro programma. Iniziamo scrivendo from GPIO 0 import LED. Praticamente questo qua possiamo metterci il coso, è una libreria, è la libreria che include il LED. Andiamo a capo, scriviamo from time import sleep. Praticamente è un'altra libreria, la libreria del tempo. Andiamo a capo, scriviamo LED uguale LED 4. Praticamente in questo qua la parola LED è il nome che vogliamo dare noi al nostro LED. Possiamo chiamarlo LED. Se abbiamo un LED rosso, possiamo scrivere rosso. Possiamo scrivere LED rosso, ad esempio. In questo caso, LED rosso, oppure possiamo chiamarlo anche LED 1. Se abbiamo più LED da collegare, possiamo chiamarlo come vogliamo. In questo caso, lascio LED. LED 4, 4 praticamente sarà il pin in cui abbiamo collegato il nostro LED al nostro Raspberry. LED.on, tra parentesi, a capo, print, scrivi. LED. On, chiusa la parentesi, sleep, praticamente diamo una pausa di 5 secondi, LED punto off, parentesi, print, LED off, chiusa la parentesi, sleep 1, sbagliato, sleep 1, ancora sto sleep, scusate,
1. File, salviamo. Il nostro progetto è stato salvato in questo caso. Vediamo ora il collegamento. Noi, se ricordate, abbiamo messo LED 4. Praticamente LED 4 è il GPIO 4. Se vedete è questo qua, GPIO 04 è il numero 7. Si conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GPIO 4. Ora andiamo a vedere i collegamenti sul nostro Raspberry e sulla nostra blackboard. Vediamo se si vede meglio. Al pin 7 sarebbe il GPIO 4. Io ho collegato il cavo rosso, che praticamente sarebbe l'anodo, il pin quello più lungo del nostro LED. E al pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ho collegato il ground, che praticamente sarebbe il catodo. Il pin quello più corto del LED. Non ho usato nessuna resistenza perché il mio LED è un LED da 5 volt, perciò praticamente non si brucia. Vediamo ora come farlo funzionare. Per farlo funzionare abbiamo più modi. Se noi andiamo su run modulo F5, possiamo premere qua. Ci aprirà una pagina di Python che avevamo prima e ci scrive LED on. Se vediamo il LED acceso, LED off, il LED sarà spento. Questo è un modo. Chiudiamo questo, chiudiamo anche questo. Questo lo possiamo chiudere, tanto noi il nostro LED on off l'abbiamo salvato comunque in desktop cookie. Un altro modo per far funzionare il nostro programma è quello di aprire un terminale, andare a scrivere cd desktop slash cookie e saremo entrati nella cartella cookie. Qui scriviamo Python 3 LED on off.py. Se vediamo il LED ci scriverà LED on, LED off e vediamo il LED che funziona. Abbiamo visto come fare accendere e spegnere un LED. Abbiamo importato una libreria del LED, abbiamo importato una libreria sleep. Praticamente questa libreria qua, GPIO0 import LED, è una libreria che usa il numero di pin Broadcom, la BCM. Praticamente andiamo sulla nostra breadboard, andiamo a usare questi qua, a posto di usare i numeri 1, 2, 3, 4, utilizziamo i GPIO scritti qua per farla funzionare. Abbiamo visto come far lampeggiare il LED, riproviamo, run F5 mi apre Python, si accende il LED, mi scrive LED on, si spegne il LED, mi scrive LED off. Ora proviamo a vedere come far lampeggiare il LED con altre istruzioni. Andiamo a modificare anche la libreria, scriviamo from signal. From signal import, lo rimuoviamo, import pause, LED uguale LED 4 lo lasciamo, LED punto blink, aperta chiusa, questo rimuoviamo tutto e qua sotto scriviamo pause. Aperta, chiusa la parentesi. Salviamo.
Prone, non ho cliccato bene su salviamo. Non ci scriverà niente perché ovviamente non abbiamo scritto print LED acceso spento, però vediamo che con queste poche istruzioni il LED si accende e si spegne. Quando iniziamo un programma, per terminarlo dobbiamo premere CTRL C. Abbiamo visto come con tre istruzioni far lampeggiare il LED. Ora facciamo un'altra istruzione. Qua rimettiamo from time import sleep. LED uguale LED 4 lo lasciamo invariato, scriviamo while true. Praticamente questa è una condizione. Se è vero, led.on print led on sleep 1 LED.off sleep 1. Questo rimuoviamo. Mezzo dobbiamo mettere print LED off. Praticamente qua possiamo mettere un commento se la condizione è falsa non lampeggia. Praticamente in questo caso non abbiamo nessun dato che va a cambiare la nostra condizione, perciò sarà sempre vera, lui lampeggerà sempre. File, salva, proviamo a farlo funzionare. Sbagliato a scrivere qualcosa, controlliamo. While true, esatto. Non ha messo i due punti qui. Ok, dobbiamo portare tutto a livello dei due punti perché sennò non funziona. Ok, proviamo a farlo funzionare, salvo ok. Ok, vediamo che LED on si accende e LED off si spegne. Ctrl D, Ctrl C, interrompiamo il nostro programma. Se noi qua a posto di true scriviamo false, proviamo a far funzionare. Praticamente non succede niente perché la condizione è falsa, perciò lui non fa niente. Rimuotiamo true.
Ctrl C, interrompiamo. Ed è tutto.